È la notte dei desideri, del divertimento, della musica e del buon cibo, ma soprattutto è la notte dello shopping. Sabato 1 luglio torna Shopping sotto le stelle, l'iniziativa targata Confcommercio che dalle 19 animerà le vie del centro aretino, in concomitanza con l'avvio dei saldi di fine stagione. Dunque, negozi aperti fino alla mezzanotte, musica, balli, aperitivi e cene sotto le stelle. Cuore dell'edizione 2017 sarà Piazza Sant'Agostino con il lancio delle lanterne dei desideri. E sempre da Piazza Sant'Agostino prenderà il via l'originale caccia al tesoro, il codice aretino. Chiuso al traffico per l'occasione il boulevard di Via Roma e Via Crispi in tutta la sua lunghezza. L'idea e l'intenzione è quella di far vivere la città al meglio. Il tempo penso che sia uno dei migliori, si abbasserà leggermente le temperature ma sarà sereno, quindi questo sarà fondamentale. E noi ci saremo con la nostra attività, con la collaborazione di tutte le altre attività che sono qui in Via Crispi, e quindi speriamo di fare una cosa molto interessante. Si cercherà chiaramente di abbinare la nostra attività principale, che è la cucina, poi anche con dei eventi di intrattenimento, quindi musica e sicuramente anche del ballo. Stop al traffico anche in via Guido Monaco e la parte alta di via Madonna del Prato con aperitivi, cene e DJ set sotto le stelle. Tante iniziative, a partire chiaramente dal mio locale, cui metteremo un banco cocktail all'esterno, quindi grande aperitivo con la base di sangria, e il locale qui davanti a noi, il bar centrale, farà un maxi apericena con porchetta, e il forno, la forneria proporrà pizza a volontà, quindi un po' tutte le attività saranno vive per questa serata importante. Ovviamente non potrà mancare il divertimento e la musica? Assolutamente no, quindi ci saranno DJ, ci saranno gli Area 71 che suoneranno dal vivo e un gruppo di ballerine di danza orientale che balleranno qui al centro della strada. Un salotto sotto le stelle sarà allestito in via San Giovanni Decollato. E allestiremo la strada, come potete vedere, da qui fino in fondo tutti i negozi, con dei salotti che possono le persone fermarsi per prendere un aperitivo, per fare due chiacchiere e per fare lo shopping in via San Giovanni Decollato. In via Cavour invece tributo a Vasco Rossi. Abbiamo organizzato questa serata con i miei vicini, la cantina del DOC. Facciamo una serata dedicata a Vasco Rossi qua sotto il portico, invitiamo tutti a partecipare sperando che sia di gradimento, e così una nuova iniziativa, spero che si possa poi ripetere se avrà successo, insomma. Huyendo del pasado.